Sono ore particolari in casa Brindisi. La società biancazzurra a breve comunicherà i primi nuovi ingaggi, anche se non conosce ancora la categoria di appartenenza. Per conoscere il proprio futuro in merito ad un eventuale ripescaggio in Serie D bisognerà attendere domani, giovedì alle ore 13, quando si riunirà a Roma il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto abbiamo fatto il punto della situazione con il direttore generale del Brindisi, Vincenzo Visone. Se noi stiamo facendo un percorso ad ostacoli per tanti motivi, vuoi perché non conosci la categoria, vuoi perché devi convincere i procuratori e i calciatori a venire a Brindisi, perché Brindisi purtroppo negli ultimi 4 anni, non parliamo solo degli ultimi 2 anni di Serie D, ma parliamo da quando hanno vinto il campionato di promozione, campionato di eccellenza, giocatori che sono stati maltrattati sotto tutti i punti di vista. Quindi la nostra difficoltà è questa, e non ultimo pure la categoria. Ciò nonostante, noi abbiamo pronte una rosa che può far bene sia in Serie D che in eccellenza. Quindi sotto questo aspetto io sono, diciamo, a stasera abbastanza sereno. L'allenatore che abbiamo scelto, individuato, è sicuramente un allenatore affidabile per questo nostro percorso tecnico, quindi andiamo avanti così. Quello che sarà giovedì, quello ci prenderemo.